Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo walkthrough di Battlefield 1, ragazzi, versione PC. Dovrei regolare meglio l'audio. Somebody, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Quindi ragazzi, cercheremo di portarlo quanto più possibile immaginabile, più velocemente possibile. Lo sto iniziando a registrare visto che è un bellissimo gioco, quindi volevo capire un po' la storia di questo nuovo Battlefield 1. Lo sto facendo con audio visto che ho risistemato il PC perché mi stava dando problemi, si stava bloccando. Ho sostituito la pasta termica dal processore, ci ho messo la pasta termica Arctic, ho tolto la pasta termica, quella là di base di serie dell'Intel Core i5-6600. Comunque, siamo su Battlefield 1, versione PC, credo che sta registrando il 60. Siamo circondati! Dobbiamo difendere questa linea! Arrivano! Ecco che arrivano! Fuoco a volontà! Tutto, devo fare le cose veloci. Andiamo su audio. Musica, andiamo sul 13%. Volume generale, mettiamo 42. Perfetto, ok. Dovrebbe andare decisamente. Allora, la difficoltà non lo so, mi sento prendere. Resistete, uomini! Spero ragazzi di portarvelo tutto, perché in 10 ore almeno volevo finirvi la campagna, perché mi dobbiamo veramente anche la granata, visto che abbiamo un po' troppo di possibilità di giocarlo. Per 10 ore io so che tutti i Battlefield alla fine sono proprio tanto 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 grandi, quindi ci porterà un autore di... Carichi forse non la possiamo fare, andiamo là. Non cediamo! Non cediamo, però stanno lì. Già siamo morti. John Amit, 1885, morto nel 1918. Bene. Arrivavamo da tutto il mondo. E per molti di noi la guerra era il nostro rito di passaggio, la nostra grande avventura. Credetemi, non lo fu affatto. Ma si muove a scatti perché... Non mi fa mirare, raga. Non funge come dovrebbe. Attenzione!
sto sparando a occhio, ma non facciamo. È morto per un altro. E cazzarola. Che è morto Dylan Koch, 1897, morto nel 1918. Bene. Nuove macchine militari 1918, come i carri armati. Hanno ovviamente cambiato il modo guerra, di fare, no? La guerra. Per fortuna erano dalla nostra parte, di solito. Oh, ora siamo nei caramani. I nostri ragazzi nella chiesa non ce la fanno! Dobbiamo sfondare! La fanteria conta su di noi! Arma, ok, sempre quello, tasto destro del mouse. Forza con quella mitragliatrice! Diamo una ripulita! Non ti fermare, pilota! La cosa figa di questo battito. Quelli sono i nostri piloti! Tutto. Occhi ben aperti, ragazzo! Ho capito, però. Arrivano dalle trincee! Carica. Avanti con la mitragliatrice! Facciamoli tutti! Li abbiamo messi in fuga! Avanti così! Ok, dai, cara, con i catamani non c'è nulla avanti da fare. Per il re e per la nazione! Bella di sto battlefield si distrugge, però si distrugge solamente un po'. Eccola, pure quest'altro. Tutto bene. Ora andiamo con. Al posto dell'avventura trovammo la paura. La guerra ci rese uguali, solo davanti a noi. Quest'altro è morto, ma dovrebbe andare così forse nel gioco. Ci rocciano uno. No, sei amico. Dirigibile in caduta. È la miseria. Pure quest'altro è morto. Tutti stanno morendo. Che cazzo, pure Armstrong è morto. Stanno morendo un po' tutti. Eh?
la miseria, un carammato, dritto dritto sotto carammato, me ne sono andato. Maledizione. Comunque anteprima mondiale, raga, eh. Cioè, proprio bello. Non so se riusciremo a farci pure un po'. Ok, salta in aria, stronzo, però ti ho fatto saltare in aria. Pure Edward se n'è andato. F per carica con voi, baionetta. Nei denti con la pala. Manco, manco raga, niente, proprio non ce la fa il mio personaggio, eh. Ma questa ci ha salvato almeno. Sta artiglieria, cioè sta cazzo di artiglieria ci ha salvato. Almeno quella. Loro attaccano. Noi attacchiamo. Di tanto in tanto la forza del nostro assalto è tale che le nubi si squarciano e lasciano intravedere un mondo oltre la guerra, fuori dalla nostra portata. La guerra è il mondo è la guerra. Ma dietro ogni mirino c'è un essere umano. Quelle persone siamo noi, i cinici e gli ingenui, i giusti e i disonesti. È vero. Siamo destinati alla leggenda. Ce ne sono tante di svanire nella storia. Siamo cavalieri del cielo, fantasmi del deserto, topi che strisciano nel fango. Queste sono le nostre storie. Per adesso bella storia, raga. Bella storia, intrigante, un inizio coinvolgente. Che emoziona veramente tanto. A me mi sta emozionando tanto. La guerra ha squarciato il pianeta. Antichi imperi, nuovi mondi. Antiche usanze, nuove idee. Per la prima volta l'umanità intera ha combattuto. Per la libertà, la tradizione, l'orgoglio nazionale, il progresso, il vecchio, il nuovo. Dio, sotto 100 bandiere diverse, ha affrontato la guerra che avrebbe messo fine a ogni guerra. E il mondo si tinse di rosso. Allora... sfonda le linee nemiche. Forse se questa è la storia. Oppure ci sono delle missioni secondarie. Boh, non capisco. Il carro armato Mark 5.
Signore Townsend, andiamo, ci divertiremo. Un altro uomo qui. Va bene, Jimmy. Fuoco! Ho esaminato i tuoi documenti. Signore, saprò fare la mia parte, per il re e per la nazione. Ascolta, se obbedirai ai miei ordini, io e te saremo a posto. Prendi questi. Ti voglio presentare Big Bess, la donna dei tuoi sogni. Ragazzi, il nostro nuovo pilota. Sangue e fango. No, niente parolacce. A lei non piacciono le parolacce. Finch. Edwards. L'hai mai fatto? Ha fatto che cosa? Pensa per te, McManus. Non preoccuparti, ci penserà lei a te. Bene, ragazzi. È roba grossa. Abbiamo l'ordine di sfondare la linea tedesca e distruggere le postazioni d'artiglieria che troviamo, Finch. Sì, signore. Subito dopo raggiungeremo la città francese di Cambrai, dove mi hanno assicurato ci aspettano vino, donne e musica. Mi piacerà, credo. Ah, Cambrai, non Cambrai, sorry. Ehi, siamo proprio sicuri che sia in grado. Calma, McManus. Ricordate tutti, fate il vostro lavoro, aiutatevi a vicenda e Big Bess aiuterà voi. Fa che il signore abbia pietà di noi. Insieme ce la faremo, giusto Edwards? Sì, giusto. Avanti, pilota! Wow, che figata, raga. Allora. Questo dannato uccello perde piume. Fa la muta, McManus. È normale. Giuro che gliele strapperò una a una. Calma, quel piccione potrebbe salvarci la vita. È il nostro unico mezzo di comunicazione. Tutto bene da te, Edwards? Sì. Inizio a capire come funziona. Che facevi a casa? Guidavo un'auto. Ero un autista privato. Fermiamoci, basta così. La fanteria partirà al primo fischio, noi la seguiremo. Santo cielo, avete mai visto qualcosa del genere? Sì, purtroppo sì. Ascoltatemi, dobbiamo distruggere i cannoni vicino a quel mulino. Facciamo spazio per i nostri. Ecco il segnale, avanti tutta. Non cammina. Allora, raga, facciamo così. Io qua chiudo, questo è il nostro primo episodio. Il secondo episodio ce lo giochiamo con un joypad. Ragazzi, questo è stato il primo episodio del walkthrough di Battlefield 1 versione PC. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.